Ministro, è venuto a parlare nelle Marche del patto della salute, ma si continua a parlare di tagli appunto al suo dicastero, ma c'è qualcosa di vero oppure... No, la cosa è semplice e complicata nello stesso momento. Semplice perché nella legge di stabilità non c'è nessun taglio al fondo sanitario, quindi oggi il fondo è del 2015 ammonta a 2 miliardi in più rispetto a quello del 2014 che già era stato aumentato. Forse le regioni sono preoccupate, ma qualche sacrificio in più per quello che riguarda l'aspetto amministrativo delle sanità regionali potrebbero farlo? Io direi proprio di sì, cioè, tant'è vero che nello stesso patto della salute sono previsti degli step di realizzazione di risparmi che in 5 anni portano diversi svariati miliardi di euro, tra cui 900 milioni il primo anno. Francesco Masi, coordinatore Nuovo Centrodestra Marche, parte da oggi la sfida per le regionali. Con quali proposte e con quali idee per questo territorio che ha bisogno di una svolta? Siamo aperti al massimo dialogo con tutti. Prima delle nostre carriere, delle nostre candidature, c'è assolutamente la necessità di capire come le Marche possono essere rilanciate e questa è una sfida che lanciamo al PD e a Spacca, che oggi sappiamo essere divisi, lo lanciamo ai nostri ex cugini a centrodestra che sono sempre più chiusi in una politica, come è stato detto qui, molto sterile e molto estremista che non condividiamo. È chiaro che sanità, biogas, politica energetica, politica del lavoro, internazionalizzazione dell'impresa e soprattutto il dimagrimento di questo colosso regionale che spreca molti soldi, questo devono essere i primi punti. Sul dimagrimento del colosso regionale voi avete la vostra idea quindi positiva, ma anche Spacca si è detto d'accordo, quindi potrebbe essere un punto di partenza per un accordo in vista delle elezioni? Ma Spacca si è detto d'accordo, sono contento, però io voglio ricordare che tutte le battaglie che abbiamo fatto in questi anni, noi non abbiamo vinta una di queste battaglie, quando abbiamo denunciato certi sprechi ci hanno detto no, non è vero, invece questi costi poi si sono naturalmente riversati sulle tasche dei cittadini, perché anche le tasse regionali sono notevoli.